Buonasera ragazze, oggi voglio parlarvi di un fluido rivitalizzante effetto luce che si chiama TOC di un'azienda italiana, la Bachel. La Bachel è un'azienda del nord Italia, più precisamente di Udine. Io sono venuta in contatto con questa azienda nella primavera grazie a una serie di tester che mi erano stati dati prima in una farmacia e poi in una profumeria e devo dire ne sono rimasta positivamente colpita. Per quale motivo? Andiamo innanzitutto a vedere il motto di questa azienda. Questa azienda ha questo motto: 100% principi attivi, zero sostanze inutili. Perché zero sostanze inutili? Perché tutti i prodotti Bachel non contengono conservanti, né coloranti, né profumi sintetici, né derivati dal petrolio, siliconi, alcol, PEG, PPG, metalli pesanti. Dunque non contengono sostanze inutili e potenzialmente dunque pericolosi e allergizzanti per la pelle. Sono prodotti, come vedete qui, cruelty free e vegani e sono prodotti, come vedete qui, non testati sugli animali. Sono dermatologicamente testati e liberi dal nickel, dunque una serie di caratteristiche queste che li rendono potenzialmente veramente ottimi per noi. Questa è la confezione, come vedete, ovviamente questo è un tester non destinato alla vendita da 3 mm e andiamo subito agli ingredienti, eccoli qua, spero che la camera riesca a metterli, diciamo, a fuoco, eccolo qua. Il primo ingrediente è l'acqua virginiana di Amamelis che ho lenitivo antiassodante. Abbiamo l'acido ascorbico, di nuovo antiassodante, effetto luminosità, la glicerina che è un idratante, il glutatione che è un antiossidante, effetto luminosità. Dopodiché abbiamo un emoliente ed infine un altro emoliente ancora, quindi questi ultimi due elementi. Sostanzialmente abbiamo una serie quindi di elementi costitutivi ottimi. L'incidio di questo prodotto è veramente ottimo. Che cos'è quindi il TOC? Il TOC è un fluido rivitalizzante effetto luce, è quindi anche un illuminante e un anti-età. Diciamo che la confezione si presenta in questo modo: andiamo ad aprire. Il glutatione e la vitamina C agiscono in sinergia nel ridurre le rughe e nel, diciamo, dare compattezza all'epidermide, con lo scopo di restituire freschezza e vitalità al volto. Quando lo andiamo a aprire, incontriamo ovviamente un piccolo dépliant esplicativo che inoltre presenta tutti diciamo, la linea della Bachel. Troviamo questa boccettina che ora vi andrò a mostrare come viene utilizzata e un beccuccio in trasparente applicatore. Diciamo l'efficacia di questo prodotto è garantita dall'attivazione istantanea della polvere pura di vitamina C con il liquido, diciamo, contenente il glutatinone. Vediamo come. Sostanzialmente il prodotto agisce in questo modo: si va a sollevare questa linguettina bianca, vedete, in modo tale piano piano di eliminare tutta la parte, diciamo, in plastica del tappo. Eccolo qui, vedete, Bachel TOC. Qui in questa parte rossa viene contenuta la vitamina C pura, per cui quando si andrà a premere, ora lo faremo insieme, questo scusate. Questo piccolo pulsante rosso, vedrete che la vitamina C cade all'interno del prodotto, dunque viene rilasciata e pian piano agitando bene, ora lo vedremo, e si andrà a miscelare. Dopodiché si leverà il tappo e metteremo il beccuccio. Quindi andiamolo a fare insieme, leviamo questa che forse ci può dar fastidio. Allora, guardate qui, io vado a fare questo, cercate di vedere. Vuole un po' di energia, devo dire. Aspettate. Forse facendo così, appoggiandomi, ce la faccio meglio. Aspettate che non è semplicissimo. Mi levo dalla camera per avere più forza, scusate. Ecco qua, ce l'ho fatta. Ho mandato giù tappina, avevo bisogno di avere più energia. Vedete, qui si è andata a depositare tutta la vitamina C. Lo vedete? A questo punto agito benino. Eccolo qui. E vedete, si è creata una miscela perfetta. Ci sono anche delle bollicine, ma vedete, la vitamina C non è più visibile. A questo punto vado ovviamente a togliere questa parte di tappo. Devo stare attenta perché, scusate, ho la camera davanti, quindi ovviamente non voglio versarlo, non voglio farlo cadere. Ecco, ce l'ho fatta.
e vado ad applicare il beccuccio per, diciamo, l'applicazione, un beccuccio morbido, per cui eccolo qui. Il prodotto a questo punto è pronto per l'applicazione. Vedete? Basta svitare questo tappino, eccolo qui, capovolgere ed avremo il liquido pronto. Diciamo, la formula esclusiva di questo prodotto elimina il colorito spento e non uniforme e conseguentemente diciamo, permette anche di eliminare quei piccoli problemi che a volte derivano dall'esposizione solare o anche dall'inquinamento atmosferico. L'azienda garantisce che fin dall'applicazione il viso appaia immediatamente più disteso e radioso e viene consigliato, questa è la cosa importante, anche sulle rughette labiali e sulla delicata zona del contorno occhi delle palpebre, in quanto non irritante, anche perché, come abbiamo visto, con questo tipo di inci è chiaro, lo rimetto a fuoco in modo che lo possiate vedere, è chiaro che nella zona delle rughette labiali, delle palpebre, non possa davvero creare problemi. L'azienda inoltre suggerisce, diciamo, che per eventi speciali si utilizzi il TOC magari proprio un paio di mattine e sere precedenti, in modo tale da arrivare all'evento con il viso radioso, ben disteso e illuminato. La cosa carina è che l'azienda ha sulla scatola, vedete, disposto un piccolo box con, vediamo se la camera lo mette a fuoco, eccolo, giorno e mese, quindi non so, 17-17 ottobre, si appunta qui con la penna, mi sembra che sia su entrambi i lati, se non erro, esatto, anche di qua, si appunta qui sulla scatolina quando si è aperto, perché ovviamente la vitamina C va utilizzata fresca, dunque questo prodotto si consiglia di utilizzarlo entro 3 giorni dall'apertura, dunque deve essere un prodotto assolutamente tenuto sotto controllo da noi stesse apponendo qui la data. Si consiglia di utilizzarlo mattina e sera, appunto entro 3 giorni dall'attivazione, come vi dicevo, e di conservarlo lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. Questa è la seconda boccetta che io vado ad applicare. E sinceramente sono molto soddisfatta, soprattutto per l'effetto luminosità, è un effetto leggero che si riesce ad ottenere, ma a mio parere, proseguendo nella applicazione, questo effetto di distensione di glow, quindi di luminosità, va aumentando. Ripeto, non dimentichiamo che è anche un effetto illuminante e antietà. Diciamo che i prodotti della Bakel sono molti, vi faccio vedere, vediamo se la camera lo mette a fuoco, quello che la Bakel suggerisce come beauty program, e quindi vedete che al mattino proprio vi sono tutta una serie di prodotti consigliati a seconda delle funzioni che si vogliono svolgere, quindi se volete una funzione antirughe, una funzione rassodante, idratante, sebo equilibrante, nutriente antirughe, luminosità in macchie. Quindi mattina e sera, mattina scusate con programma base o programma intensivo, oppure sera sempre con programma base e programma intensivo. Questa diciamo tabella, se volete, io posso anche in qualche modo sul mio blog copiarvela e incollarvela in modo tale che la possiate aver sempre presente, oppure bloccate le immagini del video. Devo dire è molto interessante, innanzitutto perché presenta tutta la linea Bakel e secondo perché vi dà un'idea su come guidarvi e regolarvi all'interno della giornata. Ragazze, scrivetemi se siete interessate a questo prodotto perché davvero posso dirvi come mi sono trovata. Vi abbraccio, un caro saluto e non dimenticate di seguirmi sul mio blog Makeup Occhi Verdi. Ciao!